Il vaccino anti-Covid è arrivato oggi a Menaggio per la prima delle distribuzioni previste dalla SST Lariana nei presidi territoriali. Domani si replica a Cantù, mentre a Como ha preso il via la somministrazione del farmaco ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. A Menaggio, nella giornata di oggi, sono stati somministrati 228 vaccini al personale dell'ospedale e a 22 tra medici di medicina generale e pediatri del territorio. Il vaccino è conservato all'ospedale Sant'Anna in un apposito congelatore a temperatura ultra bassa a meno 75 gradi. Una volta estratto dal congelatore, il vaccino non diluito può essere conservato a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi fino a 5 giorni e a temperatura ambiente fino a 2 ore. Vista la necessità di garantire sempre il mantenimento della catena del freddo, sono stati acquistati contenitori termici per il trasporto e dispositivi elettronici digitali per registrare il mantenimento della catena del freddo. I V-Day organizzati a Menaggio oggi e domani a Cantù sono il segno della massima attenzione nei confronti del nostro personale, la prima risorsa strategica che abbiamo per contrastare l'emergenza pandemica che stiamo vivendo, commenta il direttore generale della SST Lariana Fabio Banfi. Via al Sant'Anna anche alla vaccinazione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono 63 le dosi somministrate oggi e altre sono in programma domani, durante il V-Day all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Nei prossimi giorni la Federazione degli Ordini dei Medici invierà una comunicazione anche agli odontoiatri e ai liberi professionisti. Sono arrivate da Regione rassicurazioni che quanto prima queste categorie, assieme al personale di studio, potranno vaccinarsi, osserva il presidente Gianluigi Spata. Alla luce di questo, cominceremo a raccogliere subito le adesioni.